Ciao a tutti, eccoci tornati. Mi è capitato di visitare una mostra di auto e moto d'epoca e allora ho pensato di fare una tavoletta con una Vespa anni 50. Ho fatto il disegno su un pezzo di carta e poi ho stampato la scritta originale della Vespa. Una volta posizionato bene il disegno e la scritta, devo passare con della carta vetrata molto fine, P500 in questo caso, il legno in modo da lisciarlo perfettamente. E poi ho riportato il disegno sulla tavoletta di legno. A questo punto sono pronta per utilizzare il pirografo. Utilizzerò un Brempite Junior, che vedete qui, con la temperatura regolabile. Vado ad accendere il mio pirografo. Una volta acceso, questo pirografo è subito caldo. Per regolare in modo corretto la temperatura, utilizzo un pezzettino di legno di scarto per fare le prove e verificare che la punta sia alla temperatura che mi interessa. È ancora un pochino insufficiente, quindi alzo di qualche grado. Riprovo di nuovo. Ecco che la punta scorre perfettamente sul legno. A questo punto posso andare a lavorare sulla mia Vespa. Qui vediamo che i contorni del disegno sono stati fatti, poi passo alla scritta. Poiché devo fare la sottolineatura della scritta Vespa, utilizzo un righello in metallo proprio per fare la linea dritta. Il righello in metallo mi permette di andare direttamente con il pirografo. Che vedete come sta procedendo, è quasi finito. Manca ancora una piccola parte sotto la scritta Vespa e delle sfumature. A questo punto cambio la punta per scrivere Vespa, perché la scritta è molto piccola e quindi mi serve una punta molto fine in modo che sia precisa. Questa è una punta quasi ad ago e mi serve proprio per fare la scritta Vespa sulla moto. Per cambiare la punta basta svitare un paio di viti con il cacciavite che è già incluso con il pirografo, quindi della dimensione corretta. Devo inserire i due nottolini e riavvitare. Questo pirografo ha il vantaggio di non dovermi far aspettare tra lo spegnimento e il raffreddamento, perché è immediato sia il riscaldamento che il raffreddamento. Anche in questo caso provo la temperatura della punta su un pezzettino di
di scarto come abbiamo visto prima. Una volta raggiunta la temperatura giusta, vado a fare la scritta sul disegno. Ecco che ci siamo, e ora con un po' di attenzione, perché è una scritta molto piccola, con la punta fine vado a scrivere Vespa. Fatto, non so se si riesce a vedere bene, ma ecco la scritta Vespa molto piccola, siamo riusciti a farla. A questo punto, per completare la tavoletta, vado a scurire la parte esterna con delle bruciature, in modo da dare l'impressione che ci sia addirittura una sorta di cornice. Ho semplicemente bruciato tutta la parte più esterna, in modo impreciso, in modo da dare l'impressione che sia una caratteristica del legno. Vediamo un esempio della Vespa originale, anni 50, con i fili dei freni, come si può vedere. Ecco, questo è un altro esempio di Vespa anni 50. Questo invece è il mio libro, La tecnica della pirografia. Lo trovate in vendita sia nelle librerie che sui canali online. Potete acquistarlo, troverete sicuramente tante indicazioni per approcciarvi alla pirografia. Ciao a tutti, ci vediamo per il prossimo video. Visitate anche il nostro sito se vi interessano pirografi e accessori per la pirografia. A presto!